Buongiorno e bentrovati, buon venerdì 20 settembre. Oggi la Chiesa ricorda i Santi Andrea Kim Tae-gon, sacerdote, Paolo Chong Ha-sang e compagni martiri coreani. La fede in Corea entrò per opera esclusiva dei laici che vi predicarono il Vangelo agli inizi del secolo XVIII. Pur senza la presenza dei sacerdoti, si formò una comunità coraggiosa e fervente, nella quale Dio, provvidenzialmente, fece germinare semi di abbondante santità e che acquistò nuovo slancio quando i primi missionari francesi nel 1836 riuscirono a introdursi segretamente in quella regione. Il martirio dei cristiani non fu un eccidio repentino. Chi accoglieva Cristo doveva essere pronto a vedere la propria fama annullata, i beni confiscati, il proprio nome cancellato dall'albero genealogico, la famiglia ridotta in schiavitù ed accettare, dopo lunghe sofferenze, la morte per il Signore. Le eloquenti ultime parole dei martiri furono il sigillo pubblico alla loro costante testimonianza di fede. Le ondate ricorrenti di persecuzioni, protrattesi per più di un secolo, fecero più di 10.000 morti, 10.000 martiri di ogni ceto e di ogni condizione sociale, associati nell'unica testimonianza. Tra coloro che morirono per Cristo negli anni 1839 e 1846, 79 vennero proclamati beati da Pio XI nel 1925 e tra quelli martirizzati negli anni 1866 e 1867, 24 furono beatificati da Paolo VI nel 1968. In questa schiera di eletti rifulgono il primo prete coreano, Andrea Kim Tae-gon, ardente pastore d'anime, e l'insigne apostolo laico Paolo Chong Ha-sang. Giovanni Paolo II canonizzò questi 103 beati martiri a Seul nel 1984 durante la visita apostolica in Corea. Ecco il Vangelo di oggi secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse, quando vide il notabile ricco così triste: quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile infatti per un cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Quelli che ascoltavano dissero: e chi può essere salvato? Rispose: ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Parola del Signore. Il notabile ricco se ne andò triste perché aveva molte ricchezze e non volle seguire Gesù, non volle lasciare tutto per seguire Gesù. E questa è la reazione di Gesù. Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. L'esempio del cammello, che ovviamente non può passare per la cruna di un ago, scandalizza, perché come è possibile? Vuol dire proprio impossibile. Ma Gesù ci dà speranza. Chi può essere salvato? I discepoli, perché tutti in qualche modo possediamo qualche ricchezza, forse poche, però qualcosa abbiamo. Chi può essere salvato? Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Anche i ricchi possono essere salvati se però distaccano il cuore dalle ricchezze e diventano poveri in spirito e si usano delle loro ricchezze per aiutare i poveri, per sostenere la Chiesa nella sua missione, per essere di sostegno a chi è più nell'affanno. Allora le ricchezze dispensate con saggezza diventano fonte di aiuto. Che il Signore ci doni di camminare sulla via della povertà di spirito, per essere poveri in spirito e per valutare le cose che passano col loro vero valore. Sono relative, passano, non le porteremo con noi davanti al giudizio di Dio. Porteremo con noi solo le buone opere che abbiamo compiuto e certo anche il male fatto su cui saremo giudicati. Che il Signore
ci doni di ascoltare un mite giudizio nel giorno ultimo di stremo. Impariamo il coraggio della fede e della rinuncia dai martiri coreani, di cui invochiamo l'intercessione. Buona giornata, sia lodato Gesù Cristo.